L'imputato Graviano è ammesso a rendere le dichiarazioni. Prego. Buongiorno signor Presidente, buongiorno alla Corte, avvocate, procuratore e tutti. Allora, Buongiorno. buongiorno, sono Giuseppe Graviano, non necessita delle generalità. Nel 2017, quando io sono stato interrogato dal GIP di Terni, non ho Ascoltate, sentito la mi risposta. ascolti un attimo, parli un po' più piano perché se no non riusciamo a percepire chiaramente quello che dice. Ecco, solo questo. La ringrazio. Nel 2017, luglio, quando sono stato interrogato dal GIP di Terni, va bene così, signor Presidente? Va bene, sì, va bene. Nel GIP di Terni, siccome io ho sentito delle cose che non rispondono alla verità e l'ho vissuto io quei momenti, quell'interrogatorio, il GIP mi contestava, dice lei è accusato di tentato omicidio. Allora, io per non portarli in errore, ho detto vede che quelle mie sono omicidi. Dice no, lei è accusato solo di tentato omicidio, omicidi sono altre persone. Più volte ho detto vedete che sono omicidi, mi contesta gli omicidi. E ho detto, si figuri che l'ha detto la televisione, io ancora l'ordinanza non l'ho letto perché lui è venuto, non so se ricordo se era il giorno successivo oppure no, e quindi io avevo impegni anche processuali. E cosa intendi? Se fosse vero quello che dicono i pubblici ministeri, che io volevo, il procuratore, che io volevo portare in inganno per avere un domani, un cavillo, qualche cosa, a me non interessano questi cavilli, a me interessano i processi con tutti i crismi celebrarli. Io nel 2017 era da più di 10 anni che ho esperienza processuale, quindi avrei detto sì, tentato omicidio, quindi mi interroga e rispondevo, ma siccome non mi stava contestando cose che non rispondevano a verità, io ho detto questo che non mi interessava. Poi, per quanto riguarda i file, l'avvocato Aloisio nel 2017 ha portato i dischetti avuti dall'ordinanza che era stata emessa e non li hanno consegnati a me, li hanno tenuti qui alla casa circondariale, motivando che c'era segreto di istruttore, invece non è vero. Perché non risponde alla verità, visto che l'avvocato le ha ritirate direttamente dalla procura, non so, questo lo può informare lui, dalla procura, e poi ne parlavano tutti i maxi media, erano stati depositati nei processi della trattativa, però qui non me li facevano consegnare. Io ho iniziato a poter averli dopo che mi hanno consegnato nel 2020 un e-book, grazie sempre all'intervento della procura, del procuratore, del signor pubblico ministero allora, dottor Lombardo, dicendo vedete che non c'è omissis, non ci sono segreti istruttori. Nel 2020, quando si doveva fare l'interrogatorio, mi vengono consegnati, invece i file audio non si ascoltavano perché mi hanno detto un lettore CD che non era, che era un po' obsoleto e io non li ho ascoltati per tutta la sentenza di primo grado. Dopo che è stata emessa la sentenza di primo grado, mi hanno detto che io dovevo uscire tutto il cartaceo che avevano in camera, in quanto alla circolare che potevo tenere la circolare del DAP, che voi sapete il numero perché più volte il signor magistrato di sorveglianza la nomina nelle ordinanze che emette a favore all'accoglimento di avere questi digitali. Va bene, ho detto datemi il digitale, mi viene consegnato un ebook. Avvocata Aloiso, molto lavoro, masterizza tutto il cartaceo nei buchi. Dopo che l'avvocato Aloiso mi consegna e arriva il digitale, loro me lo consegnano per qualche settimana e io ripeto tutto ciò che dico si evince dai registri che io firmo, se lo riprendono di nuovo.
deposita una sentenza di primo grado e io chiedevo, vedete che io devo leggere una sentenza di primo grado perché io devo dare, no, e ho iniziato a scrivere a codessa a corte d'assise d'appello, ho mandato lettere, vedete che non mi danno la possibilità di leggere la sentenza. Quando mi viene consegnato, i termini erano scaduti. Io ho detto, e all'avvocato Luisa non è stato, nonostante spiegando la causa, la motivazione, non è stato possibile aggiungere motivi aggiunti. E lei lo sa. Dopo, e mi consegnano, ho detto, poi lo ritenono di nuovo e non l'ho più avuto, né ascoltare i video e né niente. Giorno 13 febbraio 2023 il signor procuratore ha detto che io ero in possesso di tutto, quindi Graviano non ha più doglianze da manifestare. E io vi ho fatto presente che non era così, il 13 febbraio. Il 14 sono venuti a prendersi il computer, che io ringrazio alla procura o il dottor Lombardo che me l'ha mandato e mi ha dato la possibilità di poter ascoltare i video, anzi se è possibile pagarlo per evitare di passare ancora tutti questi disagi, caricare, scaricare e anche viaggiare sul computer, lo pago quando l'hanno pagato loro, o non mi interessa la cifra, l'avvocato se lo può chiedere. Che cosa succede? Succede che il giorno 14 vengono a ritirarsi il computer per caricare i file. Quindi il dottor Lombardo Genovese l'ha detto 4 giorni fa, invece no, 6 giorni fa, il 14, e adesso io ho potuto ascoltare i file. Prima voglio fare una precisione dell'argomento che ho trattato poc'anzi. Signor procuratore, ma anche quando era pubblico ministero, il procuratore dice che io, visto che il GIP aveva fatto l'errore, dovevo scrivere a loro per comunicargli che l'errore che aveva fatto il GIP. Io penso che sia stato più regolare che quando arrivavano il mio interrogatore a chi all'ufficio di competenza della procura che ha emesso la custodia cautelare, se, basta visionare, se ne accorgeva che c'era stato l'errore, perché è registrato quello che ho detto io. E c'è anche che l'avvocato mi diceva, avvocato di fiducia di Tenne, no, d'ufficio, scusate, mi diceva, lei non deve contraddire il giudice, lei deve fare quello che dice. Ho detto, ma sei in errore, perché? E questo è il motivo che io non ho risposto. Ritornando a io ho ascoltato i file. Ora, nella sentenza di primo grado viene scritto a pagina 488 che io nella conversazione del 18 gennaio 2016 riferisco al signor Umberto Adinolfi che nel 91 ci stavamo preparando per iniziare le stragi. Allora, non rispondo a verità, voi vedete alle ore 13:09, quindi basta ascoltare un minuto poi impiegate. Io al signor Adinolfi racconto cos'era successo e lo a Pianosa. Si parlava che nel 91 i terroristi islamici volevano iniziare ad attaccare in Europa e tramite il signor Sinacore Vincenzo avevano cercato un aggancio per iniziare dall'Italia. Ci sono state delle persone siciliane che hanno detto non vi permettete a fare un graffio a un italiano perché ve la faremo pagare. Io racconto quello che ho ascoltato a Pianosa e successivamente l'ho ascoltato anche a Novara. Che cosa succede? A me interessava fare un confronto con il signor Sinacore. Nel 2009 la procura di Firenze, sempre per questo motivo di Cassone di Spatuzza, mi viene a interrogare e io ho detto mi fate una cortesia, fate un confronto con il signor Sinacore. È arrivato il signor Sinacore a confronto nella casa di reclusione di Opera e ho detto io non lo conoscevo e ho detto per gentilezza c'è il confronto.
Può raccontare quello che è successo, che lei ha conoscenza? E lui non ha voluto rispondere e si è chiuso il confronto. Successivamente, che penso, però questa è una mia idea, se avessero ascoltato me invece di indagare su Spatuzza, che a breve vedrò come si contraddice in ogni processo, avessero ascoltato me, forse le stragi che sono successe in Europa non sarebbero successe. Sto parlando Francia, Germania e tutte queste, perché quelle si venivano scoperte che già si era a conoscenza preparata di quello che volevano fare. Poi che è successo? Io ho fatto più colloqui con i miei familiari, ho fatto anche con il signor, ci sono altre intercettazioni sempre su questo, riguardo a questa situazione, che quando iniziano a succedere quello che è successo in Europa, Francia, cose, tra cui discoteche, il signor Adinolfo mi dice: ma non conviene far uscire il ragazzo? E io gli dico: Umberto, falle uscire che non gli succede niente, perché io sono a conoscenza di questa situazione e non di quello che è stato scritto in sentenza primo grado delle stragi del 92 93. Non rispondo a verità, ascoltate. Anzi, io la cosa non ne chiedo di non farli distruggere queste discrezioni, anche quelle di Palermo nel processo della trattativa, perché potrebbero anche servire in qualche prossimo grado. E oltre a dirlo io, ne ha parlato il dottor Macri, che qui in Italia non succedeva niente. C'è stata la satira di Striscia la Notizia, cioè Striscia la Notizia andavano in ministro e poi dice: ma come mai noi siamo arrivati con il furgone fino alla Fontana di Gela? Hanno fatto più servizi su questo fatto. Poi ho fatto il colloquio con i miei familiari non volevano che i ragazzi alla sera andavo, e ho detto: andate, senza spiegare i motivi, perché io l'ho saputo per me, anche se avevo fatto il confronto, era pubblico la cosa. Se farle uscire che non succederà niente in Italia. Quindi io vi sto dicendo che è errato quello che è stato scritto all'intercettazione. Sempre nell'intercettazione del 18. Ah, e su questo punto, siccome il signor Pubblico Ministero abbiamo ascoltato altri collaboratori di giustizia, alla fine si sono introdotti i verbali di sentenza, quelle che sono del signor Sinacori Vincenzo. Sarebbe stato più utile per portare alla verità di ascoltarlo lui e porgere la difesa alle domande, perché purtroppo qui in Italia le cose cambiano ascoltando da un collaboratore di giustizia. L'abbiamo visto con diversi processi tipo Borsellino bis, che io ho preso le gas in Borsellino bis, il processo più depistato che c'è stato in Italia. Che cosa succede? Lui parla della riunione di Castelvetrano. Benissimo, la riunione di Castelvetrano, lui racconta che faceva parte della Super Cosa Nostra. Quindi era l'organo che doveva conoscere obbligatoriamente tutto quello che è successo, a suo dire, perché io non è stata mai questa sua dichiarazione resa attendibile. Quindi, se fosse vero quello che dice lui dovrebbe essere a conoscenza se i siciliani hanno partecipato alle stragi, alla morte in oggetto di questo processo, in riferimento a questo processo. Ho obbligato. Quindi ascoltiamo e vediamo che dice, perché di queste i siciliani, tutti i collaboratori dei siciliani, Cangemi, Brusca, tutti questi, nessuno di questi racconta che i siciliani sono coinvolti in questi omicidi. Non solo, sempre senatore, che è successo? Lui, quello che ha detto il signor Pubblico Ministero, mi dà la mia presenza nel 92 febbraio a Roma per visionare alcune cose, sono entrate in sentenza. Questa è la sentenza del stagione del 93. E in presenza c'era Scarano. Invece Scarano, negli anni successivi al 92, lui ha riferito: io a Graviano Giuseppe l'ho conosciuto. Ho visto una persona,
senza raccontare negli anni successivi, non nel 92. Dice poi Spatuzza mi ha detto quello è Giuseppe Gaviano Marinatore, che poi qui Spatuzza ha detto io non ho parlato mai a Scarano di Giuseppe Gaviano, questi sono i collaboratori di giustizia secondo assoluto. Ma siccome io successivamente, dopo tutte queste dichiarazioni che ho sentito di Sinacori, che cosa ho fatto? Un processo a Palermo. E abbiamo chiesto alla corte, all'avvocato che mi difendeva in quel processo, sempre avvocato d'ufficio, ha chiesto se il Sinacori avesse incontrato mai me nelle carceri. E lui ha detto no, mai nelle carceri, io Giuseppe Gaviano in carcere non l'ho incontrato mai. Abbiamo chiesto alla Luciardone, alla casa di Luciano di Luciardone, di accettare se c'era condetenzione fra me e il signor Sinacori, e la casa di reclusione del Luciardone ha risposto, dice sì, sono stati 3 volte, non solo nella stessa sezione, ma nello stesso reparto. I reparti sono la sezione 9 di Luciardone e 3 piani, e ci sono sempre primo piano lato destra, primo piano lato sinistra e così via fino all'ultimo piano, e noi siamo stati nello stesso reparto, formato 6 camere e 6 camere, 12 camere di fronte, quindi quando ci salutiamo, quando uno si affaccia, è come se fossi in famiglia, la sera, buonanotte, buonanotte, oppure si parla. Questo dimostra che Sinacori a me non mi conosce. Non solo questo, siamo stati pure chiusi ad attendere in un cubicolo, nell'attesa che, anche se è successo per pochi minuti, nell'attesa che ci portassero al processo, ancora le videoconferenze non c'erano. E scusa, se tu mi conosci, cioè, quando l'avvocato della chiesa ha detto sì, l'ho incontrato, eravamo io e lui soli dentro un cubicolo, invece ha detto no. E queste cose, se alla corte le può chiedere l'avvocato, sai il numero del procedimento, se volete accettarlo con il Palermo, le può chiedere. Poi io non conosco il suo signor Giambalbo, e a me non risulta che è stato un mio coimputato, forse mi può sfuggere se era un processo con centinaia di persone, ma a me non risulta. Il signor procuratore, se non ho capito male, ha detto che c'è una sentenza, io non me la ricordo e penso che non lo so, perché io non lo conosco. Poi di questi dei carabinieri non ne parla nessun collaboratore di giustizia siciliano. C'hanno le Spatuzza che dice quella cosa che a breve si arriva. Cioè Brusca ha detto che lui era quello che sbrigava tutto signor Rina. Dice facevo tutto io, lui mi passava tutto a me, io ero a conoscenza di tutto. Aveva i colloqui con i catanesi, i contatti con quelli, e dice tutti i contatti che ve l'ha detto anche a voi. L'ha detto anche in questo processo. E questo smentisce anche il signor collaboratore di giustizia di Giacomo, quando racconta che Mazzei, Santo Mazzei, gli avesse raccontato che a decidere a Tizio Caio perché lui aveva i contatti, Mazzei con me. Guardate, Giovanni Brusca ha detto che Mazzei aveva i contatti solamente con lui e lui nemmeno passava le notizie signorina. Addirittura quando dicono che dovevano mettere la bomba, che non è scoperto così, un proiettile, non so di che cosa si tratta, ai popoli, Mazzei ha detto a lui, lui gli ha detto sì, fallo. E non per la revoca del 41 bis o pupapello, come si dice. Perché andate a leggere Brusca, che l'avvocato Aloisio ce l'ha, che cosa dice per le stragi del 93. È stato messo per le tetture che venivano fatte a Pianosa e la Senale. E non risponde al vero il gas, non risponde questo a quello. Questo lo dice Brusca. Quello che ho detto. Gangemi, la persona che erano intimi, stavano 24 ore al giorno con il signor Rina, e lo stesso Giuffre, che è stato arrestato dopo il 2000. Quindi, se fossero stati siciliani, sarebbe stata a conoscenza anche loro, visto che dicono che facevano parte della commissione ed erano i più riservati. Poi si parla del telefonino. Allora, proprio del telefonino, io non ho avuto mai telefonino in vita mia,
Quando ci hanno arrestato e hanno fatto, è stato celebrato il processo Costantino, mia cognata è stata assolta, perché Costantino è stato assolto perché la Corte, e voi avete la sentenza Costantino, ha sancito, dice, non l'hanno trovato i fratelli Graviano, ma la signora Buttitta Francesca, la quale gliel'ha prestato. Io non so niente, nemmeno ne era a conoscenza sul telefono. Quando mi arriva la custodia cautelare e leggo questa cosa, io poi faccio il colloquio con i miei familiari. Nell'occasione c'era anche mio nipote, il colloquio che parlo riferito al signor procuratore, dicendo che io ho ammesso di avere un telefonino. Non rispondo a verità, per gentilezza andate ad ascoltare questo. E con loro, se non erro, gennaio 2018, e mio nipote, allora io per rafforzare la sentenza, cioè perché a volte può avere un dubbio, io ho detto a mio nipote, vedete che mi è arrivato questo coso, se si parla di questo telefonino che hanno trovato a tua mamma, ma non è vero che l'ho suggerito io nel 2018 di dire che l'hanno trovata a sua mamma, perché l'ha detta la sentenza Costantino nel 2000, 18 anni prima. Non l'ho fatto in giudizio, non si sente niente. La sentenza Costantino. Un attimo, e anzi, se fanno giustizia. C'era la confusione qui. L'ho capito, va bene, prego, prego. La ringrazio. Cosa succede? È la sentenza, Costantino già 18 anni prima che riferisce il telefono trovato e tutto. Cioè io mi potevo stare zitto, invece per rafforzare e fare vedere che quel telefonino non era né di mia cognata e nemmeno mio, nocio, ho detto a mio nipote, per gentilezza, chiedi a tua mamma se con questo telefonino ha telefonato a qualche zia vostra che non è parente mia, a tua nonna, che io non ho motivo di telefonare alla suocera, alla madre di mia cognata, o a chi telefonava, così noi rafforziamo. E questo è il discorso telefonico. Poi, cioè, vorrei capire, intercettano, cioè intercettano, che il telefonino è di mia cognata, però dice anche in questo processo il signor Fabio Tranchina, il quale dice che una volta, io che cosa ho detto di già primo caso? Forse, siccome mentre noi eravamo latitanti, io e mio fratello, a nord Italia, a volte mia cognata scendeva, oppure e anche mia moglie, che questo l'ho trovato anche in una intercettazione che a breve dico, che mi dice Tranchina, accompagnato a Francesca Buttitta a Milano con il treno, lei dormiva in un vagone letto, io in un altro. Allora io ho detto, non vorrei che nella traversale, perché se voi vedete l'orario, è gli orari che il treno parte da Palermo a Milano, questo è quello che loro contestano, o da Palermo a Venezia, perché noi eravamo o a Omegna, oppure a Venezia, Abano Termine, questi sono i posti, secondo il periodo, però se è dicembre siamo a Milano, quindi loro vedono che lo stesso orario, io l'ho detto già in primo grado, lo stesso orario che c'erano è Palermo-Milano, vagone letto, io non so gli orari, non mi ricordo gli orari che era partiva. Questo fatto. Poi, quindi io in Calabria, come ho detto sempre, io non ci sono mai stato, io sono stato in tanti posti, in Calabria non ci sono stato. E una persona che si trova, cioè un telefonino che si trova a passare a Calabria, è responsabile di aver commesso gli omicidi che stiamo trattando? Penso. Sempre nella telefonata, sempre nell'intercettazione delle 18, cioè 2016, questa volta alle 12.52, siccome dicono che io ho detto abbiamo il paese nelle mani, l'Italia, no, questo si stava scherzando, e se è chiaro, all'orario che vi ho detto poc'anzi, si sente la parola Bolivia, perché negli anni primi 80
Il signor Umberto Adenauer viveva, e voi dovete vedere il filmato, che si scherza, perché io faccio il salto scherzando, tutto. Viveva in Bolivia, Perù, Bolivia, in questi posti. E mi ha raccontato, se avesse conosciuto una persona come te, visto, ma non si parlava di cose illecite, cose, visto i contatti che lui, i rapporti che aveva con il governo di quel paese, e io scherzosamente gli ho detto, mia, avessimo la Bolivia in mano, io facevo presidente e tu facevi il ministro della cultura, essendo una persona acculturata, parla sempre di storia, questa nella dissertazione dove l'ho sentita. E questo smentisce anche un signor Spatuzza quando dice che io al barone ho riferito che avevo parlato con il signor De Lucia, che non lo conosco, e non vi ripeto quello che ho detto in primo grado e penso che dirà la voce qualcuno dei miei legali, che se io avessi conosciuto il signor De Lucia, ad Agostino lo facevo io accompagnare, cioè prendevo io l'appuntamento per fare un provino nel Milan, invece è stato fatto tramite D'Agostino, è andato da un certo barone di via Lincoln, l'avvocato sa tutto, io questo argomento lo so e io ripeto non lo conosco. Ma poi io con il signor Spatuzza ho fatto un confronto 8 marzo 2011. Lui ha sempre dichiarato, da quando ha iniziato a collaborare, che si avvicina a me perché avevamo in comune l'obiettivo condono, che aveva ucciso suo fratello e mio padre. Nell'ordinanza di questo processo lui dice che di questa situazione ne ha parlato con me quando eravamo minorenni. Nel processo Bochi, il processo depistaggio delle saggi e della sedia di via D'Amelio, Boe, Mario Boe, il dottore poliziotto, che è uno degli imputati, più due, lui ha riferito che quando è scomparso suo fratello nel 73 si è rivolto con me, a me. Benissimo, io nel 73 avevo 10 anni, si è rivolto a me per queste cose. Quando io faccio il confronto con lui, gli dico, a pagina 102, dimmi una cosa, ma tu da dove vieni, da dove provieni? E lui ha detto, dice, sì, è vero, io facevo parte del gruppo Contorno, Grado, lì per trascrizione dell'errore sta scritto Giacomo, il Grado, Rosario D'Agostino. Poi quando è morto Michele Graviano, del mio padre, 7 gennaio 82, passo con il Graviano, perché avevamo lo stesso obiettivo. Benissimo, nel processo 0709, che questo confronto è stato fatto in riferimento a questo sempre processo, lui riferisce, e anche nel confronto, che io gliel'ho comunicato nell'88 che Condone aveva ucciso a suo fratello. Però nell'ordinanza sempre di questo processo lui racconta che quando è andato a fare il militare a Roma suonava tutti i campanelli, cercava tutti i campanelli dove l'elenco telefonico, cercava Contorno, Lombardo, perché Lombardo sono parenti di loro, di lui, vabbè anche di lui perché lui è parente di Contorno, di tutte cose. Poi sempre nell'ordinanza che dice che lui nell'83 era a conoscenza che doveva scendere Contorno a fare degli omicidi, nell'ordinanza in riferimento a questo processo, è avvisato un certo Chiappara, che a Palermo l'avvocato ha chiesto che Chiappara, lui dice io non ho mai detto questo Chiappara, però avete il verbale, c'è tutto, questo Chiappara, sempre a Palermo, di 19 anni. Che cosa è successo? In questo processo abbiamo sentito a Brusca, e una domanda che io avevo fatto sempre nel confronto a pagina 92, che è sempre, perché io l'avevo appeso dentro il carcere, che lui voleva uccidere Santino Pullarà perché imputava l'omicidio di suo fratello ai Pullarà. In questo processo, perché purtroppo i processi noi passano anni, in questo processo l'avvocato ha chiesto, l'avvocato Giuseppe Aloisio ha chiesto al signor Brusca se fosse a conoscenza, e lui sa, dice io so
Spatuzza e Gaspare volevano uccidere Santino Pollarà perché aveva ucciso, lui imputava ai signori Pollarà l'omicidio del fratello. Lui a Palermo invece è venuto a dire, dice, a uccidere mio fratello sono state, è stato Graviano e Pollarà. Io ripeto, nel 73 quando è scomparso suo fratello io avevo 10 anni e lui, siamo arrivati a questo punto di quello che dice su di me, su di me. Poi sempre a Palermo ha raccontato la storia di Saruzzo e Mandalà. Chi è Saruzzo Mandalà? Era lo zio di Contorno, era quello che dava ospitalità a Contorno. Scusate un attimo. Era quello che dava ospitalità a Contorno, quindi era a conoscenza di tutto. Poi ha chiesto se ricorda se venivano poliziotti assieme a persone, qui ci riferiamo all'omicidio Agostino e la moglie. E dice sì, dice io so che le notizie le dava Saruzzo Mandalà e ha detto il nome di una persona, quindi io vorrei sapere che motivo io mi debba avvicinare a lui se fosse vero quello che dicono, che lui faceva pettere un contorno, prendo un traditore e me lo metto dentro, questo significava. E poi se c'è stato solo un bando che si riferiva ad altre persone e non a me, che a suo dire lo venivano a riferire a me. Però questa cosa si è addormentata, nessuno ne parla di questa cosa, e a causa di questa conseguenza sono scomparsi di quello che si dice, no? Io non potrebbero fare le indagini. Garofalo, Paolo, padre di Garofalo, quello Giovanni che viene come collaboratore in questo processo, e parente di Filippo. Quando l'avvocato ha parlato di Filippo, scomparsa di Paolo Garofalo e di l'omicida Agostino, è stato stoppato dal presidente di primo grado, perché se avessimo continuato a fare l'interrogatorio su queste domande sarebbe scoperta la realtà di questo fatto. Non penso che Aretino Filippo verrà a raccontare più la verità di questo fatto. Stavo dicendo, e quindi si parla della Bolivia e non dell'Italia. Il discorso di gennaio Barrone è stato smentito da diverse sentenze, oltre a sentenza dell'Urge, perché Spatuzza ne chiede la sua sentenza dell'Urge, anche Marcello Tutino, che lui lo accusava che era stato l'esecutore di via Palestro, e ancora insiste, quella ha avuto la sua assoluzione per non grado d'appello e Cassazione. E lui ancora insiste, oppure ancora si parla delle sentenze delle strage del 93, che io, l'avvocato Aloisio, penso che vi dirà tutto, come sono mutate le cose, perché io ho iniziato queste accuse dal signor Di Natale Emanuele, il quale mi accusava come esecutore, mi aveva visto caricare a Fiatuna, a me e mio fratello. Poi quando è sposa avevano visto che avevo acceso io e mio fratello, oltre a lui e altri testimoni. Avete tutto, ve l'ho spiegato, penso l'avvocato Aloisio, che ha conoscenza bene. Poi da esecutore, perché Di Emanuele non è più attendibile, passiamo a Scarano, che aveva sentito dire su Graviano Giuseppe, senza portare mai, che spero non lo conosceva. E poi Scarano non è più attendibile di quello che dice, e siamo passati a Spatuzza. Ogni 10 anni si cambia versione, e quindi stavo dicendo, vabbè, che è stato smentito il discorso del Barrone. Basta leggere la sentenza dell'Olimpico, la strage dell'Olimpico, che è stata fatta anche un confronto fra Grigoli e Spatuzza. Grigoli che cosa riferisce? A ottobre abbiamo avuto un incontro e ci è stato detto che dovevamo fare la strage all'Olimpico. Questa, dice, è l'unica, questa è nel processo dell'Olimpico, perché poi evolvono loro, diciamo di massima idea, che si ascoltano e modificano. Da ottobre Spatuzza dice no, è stato prima di agosto,
perché questo voi lo vedete nel processo 0709, nel primo interrogato, nell'esame che lui aveva avuto il 2/12/2010, ci sono i verbali a processo, da pagina 18 a pagina 20, lui riferisce alla Corte che siccome si doveva commettere l'omicidio di Baggio Puglisi e darci i fatti, e io non conoscevo Agricole, a Giacalone, a Lonigro, non li conoscevo. Prima della morte dei padri di Puglisi, agosto, abbiamo fatto un incontro. In quell'incontro lui mi ha presentato Agricole, mi ha presentato altre persone. E si è parlato dell'omicidio di Baggio Puglisi, si è parlato dei sequestri che si dovevano fare, e si è parlato di tutte le stragi del 90. Quindi siamo prima ad agosto, o gennaio, oppure dicembre, a Campo Felice, come riferisce lui. Abbiamo fatto un confronto anche nello stesso giorno, 8 marzo 2011, il Presidente ha voluto fare il confronto tra Spatuzza e Grigole, e Grigole ha riferito. Io Giuseppe Di Aveno lo conosco da piccolo perché abitavamo nello stesso quartiere, dove noi coltivavamo il terreno, abitavano anche loro, e siccome mio papà aveva l'usanza, che visto che la gente vedeva la crescita delle patate, perché noi in particolare patate, io andavo a casa di Grigole, portavo i sacchetti di patate, andavo a casa dell'Arci, abitavano le vicine che avevano visto, quindi conosco tutta la famiglia Grigole, e lui dice che me l'ha presentato lui. E sempre Grigole ha detto, dice, a me Giuseppe Piano non mi ha dato mai ordine di uccidere a padre Puglisi, perché io non prendo ordine da Giuseppe Damiano, ma li prendo da altri. C'è stato il suo confronto, voi lo potete per gentilezza leggere, e lui dice sì, ma io non sto dicendo, un presidente dice, ma pensi che sono state più riunioni? Dice no, a riunione con Giuseppe, io in presenza di Giuseppe Damiano, Agricolo una volta sola. Ora io mi chiedo, è stato a Palermo, a ottobre, a Torvegliani, dove è stato? Non lo so, però le sentenze parlano di ottobre, ma Spatuzza insiste che è agosto. Lo leggerete lì, dice a pagina 31 del confronto, leggete, unica riunione con Grigole e Graviano. Grigole a pagina 37 dice, io conoscevo Graviano. A pagina 72 del confronto lui parla di fratellanza. Che è successo? Noi eravamo soci con Innocenzo Rosicco. Noi, il mio cugino che aveva osservato, non racconto la storia, ma vado nel particolare. E a detta di Spatuzza, dopo il mio arresto, perché io che gli dicevo durante il confronto, parla che ti sei preso i soldi di Rosicco, dicimi le armi, stiamo parlando di lei, che qui ha detto non avevamo manco un soldo, non avevamo manco un soldo. E lui che ha raccontato nel confronto, dice sì, è vero, perché un po' il presidente ha detto, ma anche a me è dal primo momento che le fa questa domanda, e lei perché non vuole rispondere? Dice sì, è vero, a me dopo l'arresto di Graviano mi ha chiamato lo SIC e mi ha detto, io ho un debito con lo SIC Innocenza, un debito con, a pagina 72 del confronto, con un debito con i fratelli, con i Graviano, che poi era mio cugino Sacco, aveva preso dei soldi, non so qui da dove, lecite. Dice, e io ho detto al signor Rosic, a me la situazione non interessa, se ci fosse stata una fratellanza, penso che lui avrebbe preso i soldi e portarla a qualcuno, farmi mio familiare, oppure lui ha detto non c'erano soldi, tutti mi chiedevano soldi, oppure poi racconta che quando ci incontriamo nel 99, e questa è la fratellanza che lui dice, nel 99 ci incontriamo noi nel carcere di Tormezzo la prima volta, lui dice che si doveva dissociare, perché non... dissociare da che cosa? Perché poi l'avvocato gli ha chiesto, ma qualcuno gli ha presentato mai Giuseppe Graviano, visto che dicono uomini d'onore si presenta? No, perché io non che facevo le giallo, io lo capivo chi era Giuseppe Graviano, perché purtroppo se va avanti per capire, io immagino le sentenze. Dice, ma lo sapete cosa fa? Lo leggete voi a pagina 12, non mi ricordo a che pagina lo dice. Invece di chiedermi come è stato padre, mi comincia a chiedere dei soldi, dei soldi, dei soldi. Siamo 99,
Io a Palermo, perché io ho detto all'avvocato Aloisio, io non lo so quando è morto suo padre, può chiedere per gentilezza. Palermo ha chiesto, dice, è morto nel 91, il funerale me l'ha pagato Giuseppe Graviano, 5 milioni, io nemmeno lo sapevo. Se tuo padre è morto nel 91, io come faccio nel 99 a chiederti di tuo padre, per far vedere come lui dice la cosa. Poi lui dice che era amico, conosceva, abitava sopra di noi, è stato tutto sventito. Qui vi ha detto pure, dice no, noi non avvicinavamo a casa del Graviano, a casa del Graviano avvicinava solo Giacomo Giovanni, Graviano Salvatore, Graviano Filippo e i miei parenti, lui no. Si figurate che amicizia che c'era, che nemmeno poteva venire a suonare o a chiedere se qualcuno di noi si trovava a casa. Poi lui ha detto sempre nel processo di 0709, nell'interrogatorio del 4/12/2010, ha detto che Pietro Romano ha cresciuto, era come un padre per i fratelli Graviano, Giuseppe, Felipe e Benedetto. Probabilmente suo padre ha fatto arrestare a Pietro Romano per una rapina a quell'epoca e gli ha fatto fare più a Pietro Romano, Giuseppe Romano e un altro fratello che lo chiamavamo Titta Romano, che non so come si chiama, che il nome risponde, gli ha fatto fare a tutti e tre fratelli più di 10 anni di carcerazione. Figuratevi se io, lui un appartenente di contorno, me lo metto ancora vicino, visto che Pietro Romano, se fosse vero quello che si dice, Pietro Romano mi ha cresciuto e per me era come un padre, lui lo dice, io vi dico anche le pagine per non vi fare sottrarre tempo. Poi, sempre lui, a processo di Palermo, ha sentito tutto quello che ha detto qui. Per questo avvocato ha chiesto a cortesia, a gentilezza di poterlo ascoltare. Mi ha accusato di tutti gli omicidi che sono successi ai parenti di contorno, e fra cui anche cognati, cose, oppure Rosario D'Agostino che aveva ucciso mio padre, lui dice. Benissimo, sono stato assolto in tutti i processi e non sono stato assolto io nel Golden Market, come dice lui, Isabella dice lui che è stato aggiustato da lui e il signor Cianchina. Io sono stato, questi processi sono stato Golden Market, Tempesta e altri processi, questi reati. Sono stato assolto in tutela e lui continua ad accusarmi, sentenze irrevocabili. Parla che abbiamo aggiustato un processo con The Market, sempre immaginazione sua, perché prima dice che si sono ingiovesti i signori Piromano, le dame di Agata Mariano, tutte queste chiacchiere. Poi, se leggete bene, lui dice no, ma il processo non è stata la Cassazione ad annullare il Golden Market, ma Giuseppe Graviano un giorno che dovevano dare la sentenza mi ha detto ricusa alla corte d'assise d'appello di Palermo, dice io sono arrivato e l'ho ricusato, e accettata la ricusazione. Accettando la ricusazione, che succede? Mi fanno il processo e poi loro e vengo assolto. Il tempo che mi fanno un processo a Graviano, la Cassazione, il processo principale con The Market, c'era la sua assoluzione e sono stato assolto. Quindi è una bugia, tu perché ti piace aggiungere persone, ti piace raccontare, poi lo stabilirà la corte sul suo cose veritiere oppure no, aggiungere il Piromalle o signor Agata Mariano, perché dobbiamo pompare le cose. E invece lui stesso si sbendisce dicendo no, è stato il mio processo. A Palermo sapete cosa ha detto il 19 settembre? Dice sì, Graviano, il processo mi viene, vengo sciacciato e me lo fa, grazie signora Agata Mariano, nomina sempre la sua signora, mi viene fatto processo a Ciapane. Invece non è vero, il processo è stato fatto a Palermo. Come cerca di coinvolgere sempre persone che poi ogni parola che dicono, se facciamo i riscontri, sono tutti a conciato, si vede la bugia che cosa dicono. E ha detto, dice a Ciani, no, il processo è stato sciacciato a Palermo, si fa di nuovo a Palermo, se fosse stata una revisione si va verso est, Caltanissetta, che poi Catania e cose, no, verso ovest,
ciabane e così via, non c'entra niente. Come dice. Poi scusi, è arrivato a tormento e qui vi ha detto che prima è stato messo con mio fratello, però poi successivamente si è corretto, no, con Giuseppe Graviano. Scusa, siccome nel processo, sempre 0709, lui nel verbale del 02-12-2010, a pagina 12 dice io rapporti criminali con dei familiari Graviano ne avevo solo con Giuseppe, avevo un rapporto privilegiato, Aiacci li conoscevo della Borgata. Scusa, ti hanno arrestato, ci incontriamo per la prima volta del mio arresto. Quindi tu la prima cosa che mi chiedi, visto che eravamo pieni di carcere duro e gaisole e tutte queste cose, la prima cosa che cosa mi devi chiedere? Ma come è finito l'appuntamento che abbiamo avuto Barrone, avevamo le tale nelle mani? E invece qui vi ha detto no, non abbiamo parlato. Quindi che significa? Che non è vero, è che lui, siccome leggeva sempre i documenti processuali, si doveva preparare perché doveva fare questo passo di, diciamo, collaborare e raccontare quelle cose. Ma se voi vedete, su tutte le contraddizioni, esattando processi, si dicono cose diverse da quello che aveva detto nei precedenti. E non mi parla del Barrone, non mi parla di niente. E non parla di niente. Poi lui ha detto, lui casa mia non ci avvicinava. Allora, se tu hai un'amicizia, fratellanza con me e con mio fratello, non hai parlato mai di criminalità, lui lo dice in quel verbale all'inizio che inizia a collaborare, perché non ne parli con me? E poi ti inventi che passi nel gruppo di Filippo e Filippo ti dice i calabrese che parlano con i suoi padri. È una chiacchiera, ma lui ha fatto un confronto con mio fratello e non so se la corte è a conoscenza. Perché non ne parli con mio fratello il discorso dei calabrese? Non se ne parla, se vedete, si parla di tutta questa cosa. Poi, il discorso dei calabrese, si parla di tutta la cosa, che lui era collaboratore nel 99, no, noi lo sappiamo nel 96, che lui, ma non che a me interessava, perché per me la gente può collaborare, ma io quello che auguro è di dire la verità, nel 97, perché quando l'hanno arrestato lui ha iniziato a collaborare, siccome c'era una sua parente che aveva relazione con un mio familiare che nel confronto lo nega, invece a processo di Palermo, quello lo ha detto, dice anche il nome chi sono, sia il mio parente, sia la sua parente, intima, ha raccontato a tutta la boicata che lui nel 97 stava collaborando e grazie alla moglie, grazie, non so se è un grazie, questo è quello che dicono loro, l'ha fatto di nuovo ritirare. Quindi se eravamo tutti che viene tu a raccontarmi, o poi se noi sappiamo che tu sei già, hai fatto questo passo, mettiamo se fosse vero tutto quello che si dice, tu arrivi a quel mese e riferisci a noi che non ti sei dissociato, cioè mio fratello ti può fare una confidenza di quello, ti può dire una bugia che i calabresi ci pensano loro, oppure che io gli ho detto i calabresi hanno messo mano. Io calabrese, lo ripeto ancora per l'ennesima volta, finché non mi arrestavo, non venivo tratti in arresto, li ho conosciuti qui nelle carceri, io non conoscevo né un falegname, né un barbiere, non solo gente pregiudicata e queste cose a Calabria. Io in Calabria non ho avuto mai nessun rapporto. E quando io sento dire che Pennino, un signor, ascoltate le date bene precise, un signor Pennino ha riferito, non l'aveva riferito mai questa cosa, nel 2014, dopo più di 2014, 94, 20 anni di carcerazione, 20 anni di collaboratore, riferisce il discorso che il signor Stefano Bontane, morto a aprile 1981, gli ha detto, visto che tuo zio Gioacchino è morto, adesso i contatti con i calabresi li deve continuare tu.
Io sono partito per la Sardegna per 2 anni, 86-87, e 87-88, scusate, e io fino al 1986, lo zio Giacchino, lo zio del dottore, io lo vedevo da Bagnasco. Bagnasco è un fondo che se ne parla spesso, di agrumeti, che si raccoglievano mandarine, arance, che hanno delle proprietà ipernino, proprietà in via familiare, proprietà i parenti di Pennino, su Giacchino Caccamo, tutte queste cose. Io fino all'86 l'ho visto vivo e molto agile, visto che alzava anche i cassetti di mandarine. E quindi io su, se, che era morto, no, a me non risulta. Poi io non so la data, se qualcuno farà certamente e vedrà quando è morto. Sembra a proposito, quindi questa cosa non risponde a verità. Poi, ma Pennino, avete un verbale il quale racconta che nel 1900, lui la data precisa, ero vestita a lutto io. Mio padre muore a gennaio 82 e io il lutto l'ho portato per 18 mesi, fino a giugno 93. Io vestita a lutto, mi incontra, sempre a Bagnasco, il quale l'ho trattato malissimo. E lui mi è andato a accusare a delle persone dicendo: ma è giusto se un ragazzino mi comporta così? E quelle persone gli hanno detto: se un ragazzino ti ha detto qualcosa, significa che era giusto dirti cose. Quindi aspetta quello che ti dice il ragazzino. Siamo 83 massimo, perché per massimo giugno 83. Diceva: quindi io da quell'ora ho capito che non facevo parte più di Cosa Nostra. Questo legge. E lui lo dice là, che poi lo sapete cosa voleva fare, lui lo sa, l'ha detto in un altro processo, voleva, lui aveva il laboratorio di analisi contro gli ematochimici, ematici. Che cosa succede? Voleva seppellire nei terreni che noi, che io sono stato educato sempre che la terra è oro e la terra bisogna rispettarla, voleva seppellire questi rifiuti tossici. Cioè, io forse sì, certo, se tu mi tocchi un terreno di come sono stato educato, io, anche se sono un ragazzino, ti aggredisco. Nel 1900, lui l'ha data precisa, ero vestita a lutto io. Mio padre muore a gennaio 89, l'ho chattato malissimo, devo dirti cose. Quindi aspetta quello che ti dice, l'ha detto in una ciocca. La terra è oro e la terra bisogna rispettarla, voleva seppellire questi rifiuti tossici. Cioè, io forse sì, certo, se tu mi tocchi un terreno di come sono stato educato, io, anche se sono un ragazzino, ti aggredisco. Poi, che io non sono stato mai alla sentenza, che cosa dice? Sempre quella di primo grado, a pagina 929, la presenza di Giuseppe Graviano non a nord ma nel sud Italia l'abbiamo a pagina 929 la riunione Villa Calascibetta e poi è stato fermato e sottoposto a controllo delle forze dell'ordine, che questa è l'intercettazione del 27.03.2016. Quindi già mi anticipo che vorrebbe smentire il lavoro fatto del dottor Michelangelo Di Stefano, dottor Cappottella, il dottor Messina, il generale Bancadori, il quale dice che Graviano dal 91 in poi a Palermo non c'erano più e vivevano e vi portano giorno dopo giorno dove ci trovavamo: Riccione, Forte dei Marmi, Abano Terme, Venezia, tutto, Omegna, che era Omegna dove io facevo la tetanza, e bene o male adesso lo sanno tutti. E non nessun collaboratore di giustizia parla di Omegna. Drago dice: non so Omegna, Cianchino non so di Omegna, perché a mia cognata l'ha lasciato a Milano e poi non sa più niente che cosa è successo a Milano. Invece tutti dicono: faceva la danza a Milano, addirittura onorato, gli davano ospitalità ai Peromalle. Io il signore Peromalle non li conosco, ve lo dice Giovanni Drago in questo processo. Noi dei calabresi conoscevamo solo i Nota Giacomo
e nota Giacomo. A Calabrese non è ancora. Qua è di Stefano, è venuta a raccontare, disse di Giacomo, è venuta a raccontare che mio nonno, mio padre aveva la società Chiperomalla, frutta e verdura. Non esiste, lui ha sentito il mio interrogatore e si è inventata questa situazione. E poi quando è bugiando pure di Giacomo, quello dice, basta leggere l'interrogatore del signor Raimondo, sempre collaboratore, che parla che i, come dove lui, il parente dei... I Laudani, che i Laudani non facevano parte, erano per i fatti suoi. Anche quel bugiardo di Avola, scusate se dico bugiardo perché ha subito tante querelle, ancora su mio pubblico ministero ne parla, anche su di me ha detto delle cose falsità e poi il futuro ci darà ragione. Allora, sentenza, la presenza di Alla Villa Calascibetta è un Borsellino bis, che il processo assieme a Borsellino 1 più che ha subito il depistaggio, io non dico le frasi, lo dice anche la dottoressa Fermetta Borsellino, che è venuta a incontrare, che Scarantino parla di questa riunione dove c'è lo signor Rina, Gangemi, Brusca, Di Matteo, Di Graviano, tutte queste cose, siamo state condannate, perché siamo state condannate? Perché la Barbera, il dottore sto parlando, la Barbera, Arnando, e altri poliziotti dicevano in nome da dire cosa dire, e hanno trovato gli appunti, l'ha fatto trovare, ringraziando Dio, la moglie del signor Scarantino, che si conservava tutti gli appunti che portavano i poliziotti, e basta vedere il processo di depistaggio, si vedeva, e fra cui c'è un biglietto che c'è scritto a Graviano Giuseppe, non lo mettere solo nella riunione di Calascibetta, ma anche come caricamento dell'auto. E lui ha detto sì, mi hanno detto di dire cos'è. Se vedete il processo Borsellino bis, io prima ero accusato solamente come mandante per la riunione di Calascibetta, Villa Calascibetta 92, luglio 92, che mi trovavo a Viareggio. Allora, lo dice pure la procura adesso di Palermo, no, processo Lima, che sono stato assolto, Graviano era, io sono stato assolto il processo Lima, che accuse di onorato e condannato a accusare anche in questo processo. Graviano era a Viareggio perché avevo una mia zia, io ci ho scoperto il mese di luglio a Viareggio, ci sono i miei documenti falsi a nome di Francesco Mazzola, di mia moglie a nome di lei, di mia cognata e di mio fratello Filippo, anche nel casinò di Sanremo, perché andavamo a casinò di Sanremo in quel periodo. Questo dice l'avvocato, ha tutto su questo, e questo lo dicono, che noi eravamo lì. E Scarantino, che questo processo è stato depistato, ha dichiarato ancora nel 2010 in sentenza di primo grado, mi scrivono che è una mia presenza. E lo sapete perché noi siamo stati condannati? Perché hanno occultato i confronti fatti fra Scarantino e Cangemo, che Cangemo ci dice, ma tu così? Ma da dove vieni? Ma io non se ne ho un tenore né niente. Lo stesso Brusca, lo stesso il pentito La Barbera, lo stesso Di Matteo Santino, dicono queste cose, ma chi sei? Noi ancora me lo porto in sentenza la mia presenza. E poi l'altro, lo sapete com'è? Fermo sottoposto a controllo di forze dell'ordine, e l'intercettazione del 27.03.2016, vi chiedo, ascoltatela per piacere, lo dico per piacere, e vi dico anche che cosa dico, che cosa è successo. C'era mio fratello, ma questo basta chiedere alla Giacomo Giovanni. Io racconto, signor, mi ha detto, sei scappato mai da qualche posto di blocco? Io racconto, signor Umberto, ad Inolfi, in quella cosa, che una volta dovevamo andare a sciare perché è periodo invernale, e siccome mi aspettava la rete di servizio di Termini Imerese anche mio fratello Filippo assieme a Giacomo Giovanni e l'altro, il resto della comitiva mi aspettavano a Termini, Giacomo Giovanni ve lo dirà che cosa è successo. E allora quindi è successo 80, inverno, periodo natalizio 84-85, perché poi mio fratello e noi abbiamo subito i mandati di cattura da contorno
26 ottobre 84, Filippo agosto 85 è stato arrestato. Filippo è stato arrestato 85, quindi è stato in quel periodo. Andiamo a vedere che cosa è successo. Mio fratello Filippo dormiva in zona Enciotele, stiamo parlando, di Casteldaccia, e io invece dormivo a Bagheria, che mio papà aveva dei locali dove tenevamo allevamenti maiali, ma c'era anche una casetta piccola. Io facevo la danzante e ho detto: Filippo, passa tu e assieme andiamo all'appuntamento per era di domenica, che dovevamo andare a Piano Battaglia perché andavamo a trascorrere le giornate, ma con tutta la comitiva, sempre le donne, le rispettive donne tutte per noi. Che cosa succede? Arrivata mio fratello ritardo, adesso vado a cercare. Arrivata io proprio nella curva di Casteldaccia, cioè che l'Enciotella c'è lo svincolo di Casteldaccia, da Bagheria, questa strada porta da Bagheria, porta fino a Baucina, Ventimiglia, che poi a Ciabia, che porta. Che cosa ho detto? Siccome mio fratello passando da me, prendevamo subito l'autostrada, e se l'autostrada potevamo andare. Mio fratello Filippo ritardava, allora ho detto alla persona che era con me: andiamo alla cieca. Appena facciamo questa curva, che succede? Posto di blocco con i bedelli. Dimmi, ma io ci sei, era una 126, eravamo. Ci si rallenta, 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 e quello rallenta, io scendo dall'auto, ci si continua a camminare, tu appena io scendo dall'auto, continua a camminare, io scavalco il cavalcavia e dico: ma che è successo in questa campagna? E loro l'hanno fatto diventare Calabria, la campagna, campagna, ascoltate l'intercettazione, non quello che è stato scritto nelle trascrizioni, errate, errate, e sono state... Che è successo in questa campagna? Lui, questa persona che chiudeva l'auto, cioè, si è pulito pulito, siccome li ho distratte, che appena io mi sono lanciato, che loro hanno capito, mi hanno sparato, mi sono arrivato a traffico di mente, però non mi potevano colpire. E poi io sono andato, sono arrivato all'area di servizio, anche Giacomo Giovanni mi dice: ma che succede? Ci è successo questo, questo e questo, e ci si è sempre percolpato a mio fratello che mi ritende sempre negli appuntamenti. E lui dice: no, sempre percolpato che ti deve fare i fatti tuoi, non mi deve venire mai a cercare. Se per voi Giovanni Giacomo vi può raccontare questa cosa, l'hanno trasformato in Calabria. Che noi non siamo stati mai in Calabria, io non conoscevo né signore Pedamallo né questo, e non potevo avere contatti con i signori calabresi. Ve lo dicono anche i fratelli notato Giacomo, che Nicola, pagina 37, vi dice che io cercavo Condonno, ho chiesto se avesse amicizia con persone di Ceciano, lui dice il nome anche, se potevano consegnarci a Condonno, perché Condonno l'avevano, davano ospedale, cioè Condonno era o c'è collaboratore di giustizia o ci sono anche mio padre. Non lo dico io, lo dicono le sentenze, perché c'è stato un processo di mio padre, non parlano di Condonno perché bisogna acquittarlo, però Grado dice è stato il nostro gruppo e fa del nome scansa a Condonno, però sempre lì sono. Grado, Condonno, su cugine sono sempre dello stesso gruppo. Quindi loro, e qui ci rifacciamo che non so a me a replicarla, ci sono gli avvocati, ci siete voi abbastanza intelligenti che vedete, scusi, nell'82, dicono 81, quando sono successe, sono scomparse persone che erano andate per la pace, quindi invece di essere più con leonesi, i calabresi sono passati con i palermitani. Scusa, e poi danno ospedalità a Condonno. E se io avessi conosciuto veramente i signori Pedro Malle o altre persone, io mi sarei rivolto a quelle persone e non, come dice Giacomo Giovanni, a quattro scappate di casa, li chiama i nota Giacomo, i Bartolomeo e i Bartolomeo, li chiama così, quattro criminali, non facevano poi tanti, anzi, se noi avessimo dato ospitalità ai nota Giacomo, cioè mi sono messo contro ai signori che dicono loro delle Calabrie, visto che erano loro che li cercavano per ucciderle, quello controllato. Poi sento parlare, come si chiama, Villane, tutti per sentito dire, noi non sentiamo mai la fonte, ma i nazi processi,
sono state sventite, Vellane, anche a Capace Bis, come si chiama l'altro, lo giudice, tutti, e poi anche l'altro, ma Di Giacomo, quello catanese che ho detto poc'anzi, Onorato è stato sventito perché mi accusa di cose inesistenti, io sono stato assolto e lui continua ad accusarmi. Oppure si parla di un progetto politico, le Sicilia Libera. In questo processo è stato chiesto a Tullio Cannella se avesse parlato mai con me del progetto politico. Lui ha detto no. Con Giuseppe Graviano abbiamo parlato solo del terreno di suo padre, dove è sorto l'Euromare. Che io non ero a Crocea, a Palermo più dal 91, oggi a dirle, signore, gli autorità giudiziarie, gli investigatori che hanno fatto le indagini che ho nominato poc'anzi, me lo dice Brusca, Giuseppe Graviano, perché gli hanno truffato i soldi del terreno, Bagarella ed Arcio, quindi io posso avere contatto con Bagarella, con signor Bagarella, me lo dice Ganci Raffaele, e Ganci, scusate, Calogero, collaboratore di giustizia che abbiamo sentito qua, vi parla. Dice tutte le persone che dovevano avere appuntamenti con il signor Rina dovevano passare da loro. La dottoressa gli chiede, ma i gravi, come commissario, lo vedete, ci sono anche le pagine, ma i Graviano si facevano vedere? No, non li vedevo già da tanti anni, non si facevano vedere. E qualcuno gli ha chiesto, ma prima della Sciaggia? Sì, già prima della Sciaggia non si vedevano i Graviano. E questa è un'altra conferma quella che dico io. Vi dico io, lo dicono i verbali, ve lo dice Tullio Cannella, io non lo vedevo Giuseppe prima del 91, sempre chiedendo, in questo processo è successo, addirittura avete un verbale che il signor Cannella Tullio ha rilasciato una dichiarazione in un processo, nel processo di mio padre, è stato acquisito primo grado, dice io Graviano li cercavo nel 1993 estate, ma non li ho trovato, ho chiesto a Fifetto Cannello oppure a altre persone e mi hanno detto no, non vivono più qui, non li cercavo, cioè che noi Callo, noi eravamo creditori di 5 miliardi, lui dice 2 miliardi, ma mi stanno bene anche 2 miliardi, ma anche un euro, 100.000 lire mi stavano bene, cioè io non mi faccio vedere che devo riscuotere i soldi. E il solito significa che io non ero veramente a quel tempo. Ma poi lo dice pure Spatuzza, Spatuzza che vi dice? Dice il Graviano nel 91 cambia persone secondo in quale processo andiamo, non erano più a Palermo, stavano vendendo tutto, non si occupavano più di criminalità, nel 91 siamo parlando. Dice, riferisce. Dice, ma come lo sa? E lo dice in questo processo, perché a me interessa sapere come lo sa. Non gliel'ha detto Giuseppe Graviano che c'era la fratellanza, quindi significa che la fratellanza non c'è. Lui incontra un figlio di una mia cugina, Giovanni Asciutto, il quale gli dice cose, dice, sto cercando di vendere case perché i miei cugini si stanno vendendo tutte per andare via da Palermo. 91. Cioè nemmeno lo apprende da me, questo significa che noi non abbiamo nessun rapporto, perché non possiamo avere nessun rapporto, e lui nega tutto anche alle cotte. Se voi vedete nel confronto che ho fatto, sempre a pagina 90, io gli ho detto possiamo parlare un po' delle saggi, visto che tu, siamo un 2011, già io ero stato citato nel processo dell'Uge nel 2009, ma quelle stragi, ma chi è che ti ha detto che ti accusa delle stragi? Dici io delle stragi, leggete questa parte che c'è da rabbrividire quando io presento alcune cose, leggo alcune sentenze, c'è da rabbrividire, dici ma quelle stragi, chi ti accusa delle stragi? Dici signor Presidente, vedi signor Presidente, la differenza tra lui e Filippo qual è? Quando io ho chiesto a Filippo, io dico bugie, Filippo dice no, ricordo male, perché mio fratello glielo dice più elegante, ma invece lui ha detto alla corte che non mi accusava della strage, nonostante tutti abbiamo ascoltato in televisione un processo del Luce che lui ha raccontato tutta quella vicenda, Baldone, tutte queste cose. Diceva sempre che avevo avuto un fermo, l'ha detto anche qua, avevo avuto un fermo a casa dei Graviano.
a casa di Graviano, ma che te conosci, l'assessore non sei venuto. A Palermo, settembre 19 2022, l'avvocato Aloisio ci si senta, ma non lo dite su fermo a casa di Graviano dove l'ha avuto, o si trovava a lavorare da qualche parente di Graviano. Dice sì, sì, no, a casa di Graviano, io stavo lavorando in un appartamento di proprietà di uno zio di Giuseppe, è venuta la polizia che ha fatto un briz. Allora, mio nonno Benedetto paterno ha acquistato tanto terreno prima della seconda guerra mondiale, stiamo parlando, a Brancaccio. Ognuno dei figli, chi si è fatto 14 appartamenti, chi se ne ha fatto 20, chi 10, chi questo, queste case vengono affittate. Che succede? Un mio zio, ogni volta che le case si svuotano, si vengono di nuovo riaffittate e si fanno trovare pulite. Un mio zio ha chiamato, non a lui, a Tormina Umberto. Tormina Umberto se l'è portata a lavorare con lui. E siccome c'era mio fratello Benedetto latitante, già, siamo 83, è stato fatto questo brinz. Tutte le persone che c'erano negli appartamenti, non a casa mia oppure nei terreni, negli appartamenti che si stavano pitturando di miei zii, che cosa è successo? Hanno trovato pure a lui, come hanno trovato Umberto Tormina, come hanno trovato tante persone, se li sono portate contro le polizie e sono state rilasciate, perché non è da successo niente. Quindi questo che dimostra ancora di più che non era problema dei 91 in poi. Calvaroso che mi dice, nel processo Costantino, dice io ho conosciuto a Bagarella nel fine 93 e abbiamo parlato del progetto politico assieme a Giuseppe con Tullio Cannella, Tullio Cannella lo nega, sia qui che nel processo Costantino. Come lui dice io lo incontravo a Giuseppe nel 93 nel villaggio, invece anche la corte qui ha detto che non risponde a verità. Che dice che nel 93 qualcuno ha detto cioè se fosse stata qualche riunione nel villaggio romano, mente, perché nel 92 c'è Giovanni Giacomo che inizia a collaborare e parla del villaggio romano, che io facevo la detanza del villaggio romano. Quindi è da pazzia, se ne va nella casella si fa prima a farsi arrestare. Quindi questo è, e queste sono tutte bugie. Qui è venuto a dire all'inizio del 93 ha conosciuto Bagarella, ma se anche Tullio Cannella vi dice che Bagarella l'ha conosciuta a giugno 93, dopo che ha conosciuto, dopo tanti mesi ha presentato a lui, chi c'è Calvaroso? Che è quello che vi dice i biglietti che se la sbriga in italiano con i calabresi, ma se non possono dire chi sono i calabresi, perché io non conosco, ripeto, a nessuno dei calabresi. Questa doppia affiliazione, io ho fatto, vi ho detto, erano più di 100 anni l'altra volta nel 2017, adesso penso che siamo arrivati a più di 105 anni che faccio processo, non c'è un collaboratore di giustizia che dice che c'era doppia affiliazione, calabrese, anzi, se andate a vedere i verbali fatti da Giuffè, quello che vi ho detto poc'anzi, vicino a signor Bernardo Provenzano, che sa, dice tutto e raccontava tutto, e lui dice che era capo mandamento e faceva parte della commissione provinciale, capo mandamento di Caccamo, lui mi dice che nel 2000, nell'87, signor Rina gli ha detto convertetevi da uomini d'onore e vi raccomando, non avete contatti né con massoneria, né con servizi segreti e non con altre organizzazioni. Queste sono le parole che dice Gioffre. Non c'è un e non le annovero di nuovo quelle che ho annoverato poc'anzi, Cangene, tutte che dicono questa doppia affilazione. Poi ho sentito che Brusca ha detto che i contatti di un signor procuratore ha detto che anche Brusca dice che i contatti c'è cioè Calvaroso, con i calabresi le aveva Giuseppe Graviano. Non risponde a verità. Brusca ha sempre detto, dice io di Giuseppe Graviano non so niente. Brusca questa parola non l'ha detto mai. Questa è un'altra cosa. Poi si parla che Pennino andava dai calabresi, non mi ricordo il signore come si chiama, Musso, Mussonelli, vabbè, lo sapete benissimo. Concetto
Antonio Schifaldo. Benissimo, Antonio Schifaldo, lo vedete nel Macchis processo, è stato ucciso nel 1983 a Brancaccio. Vedete anche le persone che hanno preso le gas dell'omicidio, come si chiama, ho detto poc'anzi, Schifaldo Antonino, e vedete che non risponde a verità che Pennina andava nei Calabrese con queste cose, e chiede ad Antonino Schifaldo, un uomo fidato di Salvatore Contorno. Io penso di aver detto un po' tutto. Ah, una cosa, Cianchino mi ha raccontato che tante cose, e io non so, qui vado veloce da voce. Io a Cianchino dal 91 ottobre, novembre, quando lei ha detto, non la ripeto perché l'ho detto in primo grado, io non ho più contatto. Lui non sa più nemmeno dove sono io, non sa di Omegna, non sa. E accompagna mia cognata, ma perché accompagna mia cognata? Perché il suocero, il signor Carmelo Lupo, che è la persona che me l'ha fatto conoscere, quando mi ha detto, dice, a me mi piace avere parenti che fanno parte da Dio, sta attento che ti fa arrestare, adesso l'ha confermato che c'è anche a Palermo che avevi con te il parente da Dio, dice, stai attento, ti suggerisco, vai da mio parente di sua nuora a Omegna, siccome avevo visto delle carte in casa noi e cose, dice, scusa, ti fai la danza là, che vive tranquillo e sereno, e 91 sono andato via io, 91 sono andato via da Palermo, e io vivo lì, vivevo lì, e nessuno parla, lui accompagna mia cognata, ma nemmeno sa né che ha visto a noi, non ha visto niente completamente, addirittura Cianchino ha detto che lui si è presentato spontaneamente perché aveva un peso allo stomaco. Benissimo. A processo che ho detto poc'anzi 0709, lui non si è presentato, è stato arrestato per la custodia cautelare di Firenze in un albergo con la moglie di un ergastolano di Brancaccio. È arrivato a carcere dei Pagliarelli e ha tentato due volte di suicidarsi perché la moglie l'aveva lasciato per quello che aveva scoperto. Lui aveva paura di queste cose, è venuto e ha raccontato delle cose. Cianchini è stato svendito in tutti i processi che abbiamo fatto noi, fra cui l'ultimo, le misure di prevenzione. Hanno desequestrato Vanslai, che lui diceva che era mia, l'hanno desequestrato. Appartamenti, che adesso lui con questo appartamenti, terreni, tutte cose di miei parenti, mio nipote, si aveva fatto sequestrare bene, hanno desequestrato tutto. Lui che vi racconta che lui incontra me estate 93 a Forte dei Marmi, dice fine giugno, prima di luglio, e non possiamo dire che confonda la data e il mese, perché lui racconta che ritorna da viaggio di nozze, porta i biglietti di aereo, quindi saremmo nel riscontro, se fortunatamente non abbiamo noi gli investigatori poliziotti che hanno fatto le indagini con tutti i CRISM, porta i biglietti, tutte queste cose, va a trovare a suocero, poi da suocero passa di Forte dei Marmi, incontra me, mio fratello, con le rispettive mogli, poi scende e poi io vado a casa di Bagheria, che è la casa che aveva fatto confiscare, che è stata sequestrata, che ti hanno detto inattendibile. Poi che fare, il mese d'agosto, io gli dico, senti, mi fai una cortesia, mi affitto una casa a Giardini Nachison, un attimo, Giardini Nachison no, però c'è una parte dove ci sono tutti alberghi, Nachison Beach, la Madain, che prima si chiamava Holiday Inn, che io andavo a fare la tetanza anche con Giovanni Giacomo in questo posto, e l'abbiamo chiesto, Giovanni Giacomo ha detto, l'avvocato gli ha fatto precisare, qual era il posto preciso? E lui ha detto, dice, sì, albergo a Holiday Inn, avvocato, perché cambia il nome spesso questo albergo, una volta è Ramadan, una volta è Holiday Inn, cioè ti sovvince tutte queste cose, che c'è il vigilante quando si entra. Quindi nel 92 Giovanni Giacomo si vende, io nel 93, no, come non vado a Euromare, che già non andavo dal 91, non me ne vado a Giardino Nachison a fare la danza,
Andate. E lui che dice che io ho questi primi, scendo che lì sto un po', perché lì per me trascorre 20 giorni di angoscia al giardino in Achis. Scusate, innanzitutto a fine giugno a villa, le ville, perché era più di una, a Forte dei Marmi non esistono. Io sono stato, come vi ha detto il dottore, tutti che abbiamo sentito, il dottor Di Stefano, il dottor Massina, tutte, e Cappottella in particolare. Io trascorro il mese di giugno, parlo di giugno perché è inutile che dico, ma di giugno a Riccione, a luglio che inizia l'affitto della casa, della villa di Forte dei Marmi, a Forte dei Marmi, il 14 pomeriggio, tardi pomeriggio agosto, incontriamo i parenti di Giacomo Giovanni a The Band, quindi io sono a Forte dei Marmi e no a Giardino Naxos, come dice Gianchina. Incontriamo e noi quella sera andiamo via, via. Chi se ne va a Omegna, mio fratello Filippo e il signor Vasili. Io vado con mio fratello Benedetto a Albano Terme. Domani ci diamo l'appuntamento tutti a Gardaland. Il 15 agosto l'abbiamo trascorso a Gardaland, a mezzogiorno in poi. La sera, come vi ha detto il signor, il dottor Cappottella, che poi è stato bloccato, basta, basta che ci sono anche indagini in corso, andate a vedere quando l'abbiamo ascoltato, dice si sono divise, sì, è la verità, ci siamo divise, io me ne sono andato a Sirmione, come si evince dalle intercettazioni, come si evince dalle intercettazioni, sembra quello che dice, a Sirmione, che mia moglie poi mi diceva, siamo un po' da sola, siccome avevo una villa, villetta, a Sirmione, alcuni mesi, dopo quando c'era un'emergenza, io me ne andavo a trascorrere lì, alla Tattanza, per stare a Piocianino. Quindi anche Tanchini, quando mi diceva, mi ha visto delle telefonino, è una bugia. Io, poi, Caparuso ve l'ho detto, ci siamo divisi ve l'ho detto, a posto, io la ringrazio alla corte che ha avuto la pazienza di ascoltare, tutto il resto lo diranno gli avvocati. Grazie mille e buona continuazione a voi. Ciao. Ciao.